Allora, buonasera, buonasera a tutti. Siamo partiti puntuali, anzi un minutino di ritardo, colpa mia, colpa delle mie dinamiche domestiche. Qui in casa stavo cercando di sistemare le mie due ragazzine che continuavano a passare dietro alla webcam, però ce l'abbiamo fatta, insomma. Buonasera Omar, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Allora, siamo già un bel po' di persone in linea, questo ci fa enorme piacere, naturalmente, quindi grazie di essere qui a dedicare il vostro tempo in una serata di ottobre così. E facciamo subito un piccolo, se siete d'accordo, un piccolo check tecnico, tanto per avere delle coordinate. Prima di tutto vi chiederei gentilmente di dirci se ci sentite e ci vedete bene, perché questa è la cosa più fondamentale, soprattutto che ci sentiate bene. Poi, al limite, le webcam possiamo anche escluderle se, non, se disturba la linea. Ok, perfetto, qualcuno ha già capito, grazie a Massimo. Qui c'è nel vostro pannello di controllo, per chi non l'ha già utilizzato, c'è una finestra che si chiama Domande. Ecco, perfetto, quello potete utilizzarla, io la tengo sempre sotto controllo anche mentre poi Omar farà la presentazione. La teniamo la tengo sotto controllo, per cui la potete utilizzare per fare appunto le domande. Perfetto, allora leggiamo un attimo. Sì, ok, perfetto, si sente bene. Benissimo, si sente perfetto, buonasera. Ok, perfetto. Bene, sembra che ci siamo. Grazie. Se durante il corso della serata doveste sentire dei problemi, avvertire dei problemi, fatemi un piacere, scrivetemelo proprio qui nelle risposte, anzi nelle domande, scusate, così sappiamo come intervenire. Ok, perfetto. Allora, io mentre continuo a ricevere messaggi di tutto ok, che ci rincuora molto. Direi, Omar, che possiamo iniziare con questa presentazione, chiamiamola così, ma a noi piace di più chiamarla una riunione tra amici, in cui spiegheremo, Omar nel dettaglio spiegherà che cos'è questo progetto di cui vi abbiamo molto parlato, molto anticipato nelle ultime settimane, grazie al blog, grazie ai social, abbiamo, soprattutto grazie ad Omar, agli interventi di Omar, diffuso molte, molte informazioni riguardo quella che è la filosofia di Omar, la preparazione invernale, ma non solo. E questo ci ha dato come riscontro un grande, grandissimo interesse, di cui chiaramente siamo molto, molto felici di questa cosa. Oltre all'interesse sono arrivate anche tante, tantissime domande, domande su vari aspetti di questo progetto. E quindi abbiamo pensato che la miglior soluzione, anziché scrivere, anziché fare un video, differita fosse quella di farlo così, direttamente in questa riunione dal vivo, in cui ci può essere anche interazione. Per cui, se siete d'accordo, se sei d'accordo anche tu, Omar, ora tu Pronti? presenta, pronti? Magari le domande le teniamo alla fine, giusto? Alla fine facciamo uno scambio di domande e risposte. Va bene? Bene, 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 bene. Perfetto, dai. Allora io tolgo la mia webcam, così lascio spazio a te, a Omar, e ragazzi, voi state in linea. Se avete dei problemi di connessione e altre cose, scrivetemelo qua. Nel frattempo, se avete le domande, scrivetemele pure, che io nel frattempo le leggo e le tengo al caldo per dopo. Ok? Ci sentiamo dopo. Vai, Omar. Bene, benissimo, siamo in tantissimi, questo mi fa enorme piacere. Avete letto questa frase, vero? La vita inizia dove finisce la tua zona di comfort. Poi alla fine la riprendo, lasciatela lì, lasciatela che vada dentro. La vita inizia dove finisce la tua zona di comfort. Bene, questa è la mia piccola aveva 3 anni. E mi piaceva associare la sua immagine a questa frase che io adoro. Questo per me è il senso di responsabilità. Assumersi la responsabilità non è quello che accade all'esterno, è come io lo vivo all'interno. E voi che siete delle persone che si dedicano a loro stessi attraverso un meraviglioso sport. Un meraviglioso sport. Io so che prima o poi questa bambina farà ciclismo. E speriamo che sia il poi perché al momento sta facendo altre robe, però prima o poi farà ciclismo. E qual è la cosa bella del ciclismo? Qual è il valore che è insito nel ciclismo? Il valore di base è il fatto che non ci si arrende mai, non puoi mollare mai. Quando lavoro con i miei corridori, con quelli che lo fanno di mestiere, io dico loro, pensa, se tu fossi un giocatore di pallavolo, avresti
il 50% di probabilità di vincere. Invece fai il ciclista e ne hai una su tanti. Quindi sei un potenziale perdente. E comunque il giorno dopo tu monti in sella e ti alleni. E se è vero, come è vero, che il vincente è colui che non si arrende mai, ecco che questo è un meraviglioso sport. Volevo iniziare così. Dandovi questa prospettiva, non è solo una questione di allenamento dell'apparato cardiocircolatorio, è quello che gli sport ci lasciano come valore intrinseco. Ogni sport ha un suo valore intrinseco. Io credo che il ciclismo, come gli sport di endurance, sono gli sport che aiutano a comprendere che nella vita non devi mollare mai, che ogni sconfitta è lì davanti a te. Che ci sono tante, che ci sono tante probabilità di sconfitta. E come sconfitta dico talvolta non soltanto il fatto di vincere o non vincere una corsa, ma talvolta è quella salita che non sono riuscito a fare oggi. Ok? Il giorno dopo, con cosa ce ne andiamo a casa? Non con la frustrazione, no, con la grinta necessaria per fare qualcosa per riuscire a fare quella salita. E nel vostro caso, e in questo esprimo tutta la mia ammirazione e questa determinazione a competere con voi stessi. E questo vuol dire uscire dalla zona di comfort. Volevo iniziare così, dandovi questo feedback positivo. Voi siete dei vincenti e mi fa un enorme piacere poter collaborare con voi. Collaborare come? Con che cosa? Con un sistema integrato di allenamento. C'è una grande differenza tra il visionario e il sognatore. L'ho imparato un po' di tempo fa. Prima assegnavo la mia identità a quella del sognatore. Adesso assegno quella del visionario, colui che vede qualcosa da fare. Ma il visionario da solo normalmente non realizza. Il visionario riesce a mettere insieme qualcuno che lo aiuta a mettere in pratica ciò che era la sua visione. Il sognatore rimane nel mondo dei sogni. Io ho la fortuna di avere Davide, che è colui che mette in pratica non senza fatica, perché se io vi racconto le cose che accadono nelle nostre dinamiche, perché io parto e vado avanti, vado con i miei voli, lui mi dice: ma come faccio a fare questo? E poi trova sempre il modo di farlo. Quindi un ringraziamento a Davide per la possibilità che mi dà di poter rendere concreti le mie visioni. E questo sistema integrato di allenamento è un sogno, una visione che ho avuto tanto tempo fa, quando lavoravo one to one con gli amatori come voi. Io sognavo di poter fare di più, di poter fare per una buona quantità di persone. Allora non avevo i mezzi. Non avevo i mezzi. Quando mi sono accorto che stavo ripetendo tabelle, e non mi sentirete mai parlare di tabelle perché mi viene l'urticaria quando sento tabelle, e stavo ripetendo tabelle, ho mollato, ragazzi. Ho chiuso baracca e burattini. Ripetere tabelle perché non avevo nessun mezzo per poter personalizzare quella ripetizione di tabelle. Questa visione di un sistema integrato di allenamento è ciò che mi consente di poter mettermi a disposizione di un buon numero di persone con la garanzia che questo sistema integrato è a misura. Nel 1981 la scienza fa un salto quantico. Il salto quantico parte da questa scoperta. Prendono una citochina, la citochina è una cellula che parte, che va per cercare di combattere gli aggressori che ci sono nell'organismo. E questa citochina, che faceva, sapete quello, il Pac-Man che si mangia i cattivi, scoprono che questa citochina fabbricava un precursore di un ormone. Un precursore di un ormone. E quindi si mettono ad indagare come è possibile che qualcosa che era destinato a fare semplicemente fagocitare qualcuno, cioè potessi dare segnali neurochimici. E continuando a lavorare, cominciano ad aprire il mondo a quello che si chiama l'integrazione PNEI, l'integrazione psico, neuro, endocrino, immunologia. In concreto, non c'è una cosa che non c'entri con l'altra. Non siamo divisi, non c'è mente e corpo, non c'è intestino e cervello, non c'è cuore e muscolo. Tutto funziona all'unisono. Non possiamo staccare. Le grandi culture orientali ci parlano della unicità già da millenni. Noi occidentali abbiamo avuto bisogno della
scienza per dimostrare che questo è vero. Quindi questo programma integrato di allenamento è un programma che tende a mettere tutto insieme, rispettare il sistema. E il sistema siete voi. E mi sentirete parlare tanto di ecologia. Ognuno di noi è un sistema a sé stante che interagendo con gli altri crea un grande sistema. Ciò che conta, ciò che è interessante, è che avremo un programma che comprende tutto. Non posso allenare i tuoi muscoli se non ho allenato la tua mente, non posso allenare la tua mente se lo spirito con il quale fai questo benedetto sport non è quello giusto. Non posso allenare il tuo sistema cardiocircolatorio se hai delle aspettative che poi ti porteranno in frustrazione perché questo comporterà una serie di scarichi ormonali. Non posso allenare la tua potenza aerobica senza interferire sulle ansie che mi crei prima di andare a fare la competizione, perché tutto quello che abbiamo fatto come allenamento verrà inficiato, influenzato grandemente da questa attitudine all'ansia. Quindi, in questo programma abbiamo previsto di arrivare, non dico dappertutto, perché non è il termine corretto, in modo integrato alla performance, partendo dal concetto che mi sta a cuore. Non posso costruire la performance se non ho la salute. Non posso e non devo costruire la performance se non ho la salute. Il terreno di base è la salute. Mi è toccato interagire di recente con qualcuno di voi, magari mi sta anche ascoltando, e ho domandato, scrivimi in privato, devo sentire alcune cose. E parto sempre con la mia domanda di base, che lavoro fai? Che lavoro fai? Perché se mi fai il muratore, non posso darti un carico di lavoro uguale a quello che mi fa l'impiegato in banca. Se stai in piedi 8 ore, non è uguale a quello che sta seduto 8 ore. Quindi ricordatevi quello che vi dico. Vi insegnerò a rispettare voi stessi. Voi stessi siete la cosa migliore che potete aver avuto dalla vita. Voi stessi, la vostra vita. Quindi dovete rispettare voi stessi. E ognuno di noi è un miracolo. Come è composto il programma? Come è fatto il programma? Come lo abbiamo pensato il programma? Il programma. C'è una parte nella quale ci occuperemo del vostro allenamento fisiologico, quindi partiremo a stimolare la forza, faremo la resistenza aerobica, faremo la potenza aerobica, la potenza anaerobica, vi aiuterò a entrare in condizione quindi con altri ritmi di gara. Cioè, ci occupiamo del fisico, di quello che è allenatore, utilizzando i sistemi più moderni che esistono e sfruttando quello che non si può comprare da nessuna parte, che non puoi comprarlo, non puoi acquistarlo, non lo puoi studiare in nessuna università. 30 anni e passa di esperienza. E l'ho già detto e lo ribadisco, questi 30 anni di esperienza sono la garanzia che posso dire alcune cose, perché qualcuno prima di voi ha pagato i miei errori. Segnatela questa. Qualcuno prima di voi ha pagato i miei errori. È questo che mi ha insegnato. E purtroppo, quando tu devi lavorare da allenare qualcuno, a pagare non sei tu. Tu guadagni l'esperienza, ma a pagare è quello sul quale hai sbagliato il carico di lavoro. Hai sbagliato il tempo di supercompensazione. Hai previsto che era così, invece non era così. È chiaro questo? Qualcuno ha pagato prima di voi. Questa cosa qui è qualcosa alla quale con Davide ci teniamo tanto. Io ho la possibilità di lavorare con i miei ex corridori. Tra i miei ex corridori, Alessandro Vanotti, che voi avete visto nei video, è la persona che mi sta più vicino perché lui lo sta facendo di mestiere. Sta portando gente, sta lavorando sulle strade. Io alleno i miei ragazzini, poi escono con lui e lui gli dice come si fa questa cosa di diventare professionista. Lui gli dice qual è il ritmo da tenere, lui gli dice come affrontare questa salita, come non affrontarla. Cioè, in questo momento, ieri non so se avete visto, io l'ho diffusa immediatamente quell'intervista a Sagan dove lui dice e stavo per mollare tutto perché questa storia dei misuratori di potenza mi stava massacrando. Quando ha tolto questo, ha ritrovato le sue sensazioni, ha ritrovato il gusto della pedalata. Quindi
sentire l'esperienza di qualcuno che ti dice è meglio che fai così, è meglio che fai cos'ha, e te lo dimostra perché te lo dimostra attraverso la sua pedalata, tu dici, cavolo, questo non si può pagare. Quindi ricordatevi, il programma non è un programma di allenamento invernale, è un programma per portarvi durante tutta la stagione, fornendovi tutto ciò che c'è bisogno di avere per essere soddisfatti, per crescere, uscire dalla zona di comfort. Iniziamo a vivere quando usciamo dalla nostra zona di comfort. Personalizzare la supercompensazione è la differenza che fa la differenza. Io posso darvi un carico uguale, il medesimo carico di lavoro per tutti. Dove vado a personalizzare? Nel tempo nel quale ognuno di voi immagazzina quel carico e cresce. Supercompensazione. Questa è la differenza. Questa è la differenza. Se sbagliamo qui, allora torniamo indietro. Se questo lo teniamo sotto controllo, e vi insegnerò a tenerlo sotto controllo, perché questi sono stati gli errori che ho commesso in passato, quindi sbagliare i tempi della supercompensazione, prevedere che avevi già supercompensato e non avevi supercompensato. A quel momento arriva un carico e tu invece di crescere, decresci. Questa è la garanzia. È qui che ci metto la faccia con tutti voi, perché abbiamo lavorato a lungo per trovare un sistema che ci consentisse di poter personalizzare. Che cosa? La supercompensazione, perché è lì dove si cresce. Assistenza per l'alimentazione. Ce l'avete chiesto? Scusate, c'è un errore. Ok, riprendo. Scusate, ho sbagliato io. Assistenza alimentare. Ci sarà con noi una professionista che si occuperà di questo. Si occuperà di questo perché è importante. Ippocrate diceva: siamo ciò che mangiamo. Io, se avessi i capelli, poi me li tirerei perché sento delle cose che sono veramente. Vabbè, ne abbiamo parlato prima con Davide, che mi ha detto che ha mangiato la pizza. E ho detto: ma perché hai fatto questo? Io sono diventato un po'. Quindi ce ne occuperemo anche di questo. Non vi lasciamo, non vi lasciamo. Il programma è completo, è un sistema integrato di allenamento. Non sono tabelle di allenamento, non sono i video. Il video è ciò che noi abbiamo creato per fare in modo che tu salissi in bici e potessi seguirci. Ma tu non starai acquistando dei video, stai acquistando un sistema integrato di allenamento. Assistenza, restart intestinale e l'integrazione. Chi mi conosce, che mi ha già sentito, sa che ho fatto un lungo pellegrinaggio fino a trovare le persone giuste che ci potessero occupare di quel qualcosa che per me è la differenza assoluta, il microbiota intestinale. Se il microbiota intestinale è ok, è a posto, c'è energia. Se non è a posto, non c'è energia, ragazzi. E nella nostra area di influenza non siamo ragazzini di 17-18 anni. Tutti noi abbiamo una certa età. Io mi presento qui a parlare di questo dopo 4 mesi di protocollo Restart e mi è cambiato completamente tutto il metabolismo e mi sono cresciuti i muscoli e ho molta più energia. Ho ripreso a fare palestra perché ho sistemato il mio intestino, che non era andato malissimo, ma vi assicuro che mi è cambiata la vita in termini di energia disponibile dal mattino alla sera, facendo attività. Quindi ricordatevi che ciò che io vi propongo è qualcosa che ho provato prima su di me, non improvviso. Ho già sbagliato in passato, non improvviso. Se funziona, io sono la cavia. Avremo un professionista che si occuperà di questo. Programma integrato, completo. Introduzione Hormonal Release, la mia creatura, la mettiamo a disposizione. Ci sono tantissimi di voi che sono già utenti Hormonal Release. Quelli che entrano adesso avranno un'introduzione, avranno la possibilità di stimolare ormonalmente, di fare la stimolazione ormonale, perché senza la stimolazione ormonale non posso raggiungere la performance. Quale performance? Il meglio di quello che io posso avere, il meglio di quello che io posso dare. Ha a che vedere con la salute, ma ha a che vedere anche con la performance. Torno un attimo indietro.
di modo tale di farvi capire quanti queste tre aree delle quali ce ne occuperemo sono importanti. Parlavamo prima con Davide, insomma, ho sbagliato a fare una cosa, siccome sono molto energetico, ho mangiato un po' tardi, ho usato il Mac fino alle 9, anziché fino alle, erano le 3 di notte e io ero sveglio, ero completamente sveglio. Perché questo? Pensate semplicemente al fatto che se il vostro intestino non è a posto, il trittofano fabbricato per generare attraverso una reazione chimica la serotonina viene meno. Quindi, avendo meno serotonina, che a sua volta è precursore della fabbricazione della melatonina, il sonno si altera. È un giorno, è due, è tre, è quattro, è 10 notti. Non c'è performance possibile se il sonno è alterato. Noi fabbrichiamo il testosterone del GH, lo fabbrichiamo di notte, ragazzi. Se non dormiamo bene, non possiamo farci niente. Quindi, capite per quale motivo noi vogliamo che questo sia un programma integrato nel quale ci occupiamo di tutto. E la meraviglia di questa roba che stiamo facendo per aiutarvi a stare meglio. Questo è il nostro obiettivo. Non state acquistando dei video di allenamento a settici vuoti, state acquistando un programma completo. Assistenza per la gestione mentale della performance. Come vi ho detto prima, se mi diventi ansioso 48 ore prima della corsa, tutto quello che hai fatto di bene per arrivare in condizione, te lo mangi via. Quindi non posso pensare di portarti ad un programma internet e non occuparmi della gestione dell'ansia. Ed è la prima cosa della quale ce ne occuperemo, perché l'ansia per noi è qualcosa di norma. È di norma per me per primo, nel senso che viviamo in una situazione nella quale abbiamo permanentemente stimoli e viviamo proiettati nel fare non ora, ma nel fare tanto in avanti. Quindi, se tu non sei capace di vivere nel qui e ora, sei un potenziale ansioso. Quindi, quando sali a fare il tuo lavoro, io ti chiederò di stare a contatto con le tue sensazioni. Perché per fermare quel vociare interno che c'è all'interno del cervello, l'unica cosa che funziona è lo stare a contatto con le sensazioni. Sono le sensazioni che vivono il qui e ora. Le sensazioni non vivono nel futuro, vivono nel qui e ora. Quindi abbiamo un mezzo straordinario per fare qualcosa che secondo me è una rivoluzione, fare del mindfulness mentre ti alleni. E i programmi sono organizzati in questo modo. Voglio che tu viva bene. Voglio che tu non debba correre in farmacia. Voglio che tu, come me, stia bene. Stia bene con te stesso. E per questo è necessario fermare tutta quella roba che c'è in testa, ragazzi. Ho fatto prima di voi, un'oretta e mezza fa, ho parlato, WhatsApp è fantastico, ho parlato con mia madre che non riesce a dormire, 84 anni mia madre, e mi diceva questo, perché io penso, come faccio a pensare? Cioè, capite la difficoltà nel far capire a mia madre che doveva stare a contatto con le sue sensazioni e che non doveva litigare con quei pensieri? Pensate che differenza, la grande differenza di parlare di sensazioni con voi, di sentire il piede. E sentire il piede che lavora sul pedale. Immaginatevi adesso dove siete, come siete. Sentite quella sensazione del piede quando il piede spinge. Ho detto il piede, ragazzi, sentite il piede. Sentite il piede. E noterete che mentre sentite il piede riuscite ad ascoltare la mia voce e poco altro. La vostra mente è lì nella sensazione. Questo è Train Evolution. È l'evoluzione della tabella dell'allenamento. Perché ce ne occupiamo del corpo, della mente, dello spirito, a 360 gradi. Quanto dura? Sempre. Nel senso che non è un programma di allenamento a blocchi, è un programma circolare. Io adesso vi faccio vedere una diapositiva. Così vengono organizzati normalmente i programmi annuali di allenamento quando tu lavori con un atleta. Quindi ci sono i carichi, ci sono i periodi e c'è tutto.
Ve l'ho presentato come si fa nella teoria dell'allenamento, ma questo dovresti vederlo, immaginarlo circolare. In qualsiasi momento si può entrare nel programma di allenamento. Circolare, in qualsiasi momento puoi entrare, perché ti dirò cos'è che devi fare e come lo devi fare. Quindi, io dico ad ottobre siamo già in ritardo, non è vero che siamo in ritardo. Tendenzialmente ad ottobre avrei potuto iniziare se ho smesso di pedalare a settembre. Non ho iniziato, lo sposto, non ci sono problemi. Non ce ne sono dei problemi. Vorrei farvi notare questo. Autovalutazione. Vedete come sono spalmati alla fine di ogni ciclo di lavoro? Perché io devo autovalutare l'andamento del carico di lavoro, del ciclo di lavoro. Non devo valutare la tua performance, non devo valutare il fatto che vai forte o non vai forte. Non me ne frega niente, nel senso che in forte ci devi andare sulla strada. Non in un test. Il test mi dà i dati per poter programmare gli allenamenti e mi dà un'indicazione di base su come ho recepito il carico. Vi insegnerò, sarete costanti nel fare l'autovalutazione. Ad ogni ciclo di lavoro corrisponde un ciclo di scarico. Nel ciclo di scarico faremo sempre l'autovalutazione. Questo nell'arco di un po' di tempo ci darà la possibilità di capire dove stiamo andando e la possibilità di correggere il tiro. Se io faccio una valutazione ogni 6 mesi e ho sbagliato, mi sono mangiato la stagione. Se faccio una valutazione ogni mese e c'è un piccolo errore, posso correggere. Mi viene sempre la solita metafora: se devo andare a Roma e continuo a vedere cartelli che indicano Firenze, dico sono sulla strada. Se i cartelli mi dicono Bolzano, probabilmente sono lontano da strada. Se questi cartelli vengono visualizzati ogni 10 km, posso sbagliare 10 km. Se venissero visualizzati ogni 350 km, ho percorso 350 km nella direzione opposta, quindi devo fare 700 in più. Mi seguite? Quindi la valutazione, l'autovalutazione è permanente perché c'è un processo e in questo processo stiamo lavorando su singoli individui. Primo Evolution Training Camp. In questo noi organizzeremo, verrete, adesso non vi dico dove andremo perché non lo so ancora, ma io vi voglio tutti insieme, ci metteremo tutti insieme, sono le persone del nostro staff, faremo le valutazioni, Alessandro Vanotti uscirà con voi, vi dirà come pedalare, come affrontare, come fare, addirittura potremo anche organizzare come si fa un ventaglio, come si fa, cioè, voglio che viviate. La cosa che io non posso darvi, che ve la può dare qualcuno che comunque sulla strada c'è stato per tanti anni. Perché se qualcuno ha fatto 14 grandi giri, vuol dire che un po' di esperienza ne ha ricavata dalla strada. E vi voglio qui e vi voglio più avanti in questo, perché ci sarà tanto da crescere. Credetemi, ci sarà tanto da crescere e ce ne occuperemo della nostra crescita, ce ne occuperemo di fare mindfulness, ce ne occuperemo dell'allenamento. Faremo le nostre valutazioni, cioè questa è una roba alla quale ci teniamo tantissimo, perché questa è una grande differenza prevista all'interno del programma. Ci siete? Bene. Quali sono i nostri servizi? Allora, programma di allenamento per tutta la stagione e l'allenamento è sia indoor, sia outdoor, perché se qualcuno sta in Sicilia e a novembre ci sono 20 gradi, perché devi stare sul rullo? Se abiti in Monza Brianza e esci alle 4 e mezza e c'è la nebbia, è meglio che tu lo faccia sul rullo. Voglio ribadire questo. Abbiamo un programma, abbiamo i video, Davide si è fatto un mazzo tanto per la costruzione di questo. Beh, questo è un supporto, ma non è il programma. Il programma è quello che voi farete. E quindi potete farlo dentro e potete farlo fuori, non siete vincolati. Gruppo riservato di supporto per intercambio di esperienze. I consigli e i programmi sull'alimentazione, il riequilibrio intestinale e l'integrazione. Questa va fatta da due esperti, non sono io a fare questo. Ok. La possibilità di partecipare al camp.
accesso al sito riservato con contenuti esclusivi. Allora, un video settimanale, i video tutorial con i lavori specifici, bonus, un corso completo per la gestione dell'ansia. Lo abbiamo voluto fortemente. Il percorso Dream Performance e l'introduzione Hormonal Release. Quindi con questo abbiamo completato il tutto. E qualcosa che vi dico che è un programma a 360 gradi. Quali sono i vantaggi? Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che potete diventare il meglio di voi stessi, non il migliore degli altri. Alessandro ha costruito una carriera straordinaria e ha vinto due corsi da professionista, ma è rispettato da tutto il sistema, da tutto il mondo rispettato, perché ha fatto vincere tanti. I vantaggi sono poter crescere a 360 gradi, ma ad ogni vantaggio ci sono gli svantaggi. E sarei bugiardo se non vi dicessi in anticipo quali sono gli svantaggi. Lo svantaggio più grande di tutti è che vi vedrete nei miei panni di Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Perché io sono Dottor Jekyll e Mr. Hyde? Perché dopo 40 anni che tu alleni persone, assumi una composizione. Ho fatto la rieducazione motoria di mio figlio dopo il suo intervento e lui mi dice: tu sei un bastardo. No, io non sento il tuo dolore, quindi io vado avanti fin quando il ginocchio si piega. E non ci sono, non è che sei mio figlio che mi dice: ah, non me ne frega niente, perché io vi devo allenare. Io ho discusso, come discutiamo a buon livello, con Davide, perché ho detto: Davide, era molto preoccupato su alcuni piccoli passaggi, perché così si possono annoiare. Non me ne frega niente, io non faccio l'animatore, faccio l'allenatore di queste persone. Quindi sappiate che ci sono dei vantaggi, perché io vi rompo le balle, perché io vi voglio allenare, perché questo è quello che so fare. Se mi chiedete una consulenza per lavorare mentalmente, assumo gli altri panni e vi ascolto con empatia e sto con voi. Ma quando vi alleno, ragazzi. E se c'è qualcuno che è allenato da me, sa benissimo di cosa sto parlando. Non esistono balle e scuse. Io vi devo allenare. Cioè, questo programma è impostato per allenarvi. E per allenarvi, io devo farvi uscire dalla zona di comfort. Perché se qualcuno è abituato a mettersi la bella musichetta per stare bene in bicicletta, io ti dico: la musichetta non l'ascolti, ti metto un po' di musica, ma dopo un po' ti dirò: togli questa musica e stai a contatto con le tue sensazioni. Ho tolto ai miei due giorni, nell'ultima parte, perché non potevo fare un cambiamento, adesso uscite a fare la distanza, ma il Garmin me lo lasciate a casa. Non me ne frega niente se non me lo condividete. Voglio che sentiate. Sapete cosa mi hanno detto? Che bello, ho fatto salite e mi sono divertito. Non posso pensare che l'allenamento è soltanto devi stare a contatto con le tue sensazioni, ti devo portare fuori, ti devo portare fuori, perché se rimani nelle tue abitudini, continuerai ad ottenere i risultati che hai sempre ottenuto. Se non mi muovo, non posso crescere. Si dice che coloro che non fanno errori sono coloro che non costruiscono niente. E c'è un solo modo di non sbagliare, non fare niente. Quindi il mio compito è quello di ogni allenatore, alzarvi l'asticella, mettervi nella situazione tale che voi possiate crescere, e per crescere dovete uscire. Qualcuno dice che la zona di comfort è quella distanza che ti porta fuori, ovvero che porta fuori il culo dal tuo divano. Tutto qui, ti devi muovere, devi andare davanti, devi andare oltre, devi andare adelante. Che è chiaro questo? Mi sono soffermato di più sugli svantaggi. Stai attento, eh? Stai attento, perché quando dirai e vorrai fare, io ti allenerò. E quindi non ci sono scuse. Se hai deciso di fare, facciamo. Non raccontarmi la bala che. Cioè, no, non raccontarmi niente. Tu fai, perché io so che tu puoi farlo. Ecco perché la vita inizia dove finisce la tua zona di comfort. Spero di essere stato chiaro. Volevo essere veloce perché so che ci saranno tante domande. Quindi adesso ascoltiamo un po' di domande. Davide? Ok, allora provo a rientrare. Perfetto, vediamo se ci sono. Sì, perfetto, sono rientrato. Allora, sì, nel frattempo sono arrivate alcune domande, anche se devo dire che
Poi, anche se sei stato molto, mi ha anche sorpreso per la tua, questa sera, capacità di sintesi, però in realtà hai toccato molti punti, quindi ad alcune domande abbiamo già, in realtà risposto, hai già risposto durante la presentazione. Allora, una che, è arrivata in un paio di forme diverse, quando tu parli di, supercompensazione e di misura della supercompensazione, qui mi è stato chiesto quale sarà il parametro che viene preso in considerazione, lo strumento, quindi mi si chiede superOP, misurazione della variabilità cardiaca. Quale sarà il parametro che noi utilizzeremo in questo Allora, il programma? parametro che utilizzeremo sarà la variabilità cardiaca. La variabilità cardiaca, perfetto. La variabilità cardiaca. È chiaro che chi usa superOP, ovviamente, potrà continuare ad utilizzare superOP tranquillamente, è uno strumento straordinario. Certo. Però noi daremo comunque delle indicazioni più basate sull'HRV, perché comunque tutto questo ha un senso che poi ti spiegherei bene con la coerenza cardiaca e tutto il Esatto. resto. Ok, perfetto. Esatto. Insisto nel dire che chi usa superOP continuerà a utilizzare superOP, cioè vi insegnerò ad utilizzarlo al momento giusto per capire quando abbiamo supercompensato. Perfetto, così come allo stesso modo insegneremo ad utilizzare al meglio le varie applicazioni che il mercato offre per la misura dell'HRV, un paio in Esatto, particolare, no? Uno in esatto, particolare. esatto. Ok, qua arrivano poi due domande in parte simili ma che si attaccano l'una all'altra. Renato chiede, questo programma è solo e soprattutto per chi fa gare o è anche per chi la bici la vive in Allora, maniera non agonistica? io l'ho detto all'inizio questo, Renato. L'ho detto all'inizio, Renato. Cioè, la gara migliore, la quale per cui io ho iniziato dicendo io vi ammiro, è perché la gara noi la facciamo con noi stessi. Io posso farmi la gara perché non riesco a fare la salita alla roncola che c'è qui. Quindi quando ho fatto la gara ho vinto contro di me. E questo vuol dire uscire dall'ambientazione di comfort. La gara è... Io adesso ho mia figlia che va in prima elementare. La prima settimana mi è arrivata tutta contenta perché aveva preso 2,10. 2,10, era tutta contenta. Io ho detto: va bene Vanessa, è bello, ma sappi che la cosa importante non è quello che gli altri dicono, è come tu ti senti nell'aver imparato. Quindi ti faccio la domanda: ma sei soddisfatta di quello che hai fatto? Certo, papi, che sono soddisfatto. Questo è importante. I 10, lascialo stare, anche se è un 4, lascialo stare. Non importa, non cominciare, non crescere, non posso aiutarla a crescere se l'aiuto o la sostengo nei condizionamenti esterni. È quello che tu stai facendo. Non è per chi fa, solo per chi fa le gare. Non è solo per chi fa le gare. E quindi credo che nella stessa linea ci sia anche la risposta alla domanda di Teddy che ci chiede se c'è un'età limite indicativa, un'età Che massima. bello questo. No, 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 ormai ho imparato a dire proprio no, no, non c'è età, nel senso che ecologia vuol dire rispettare il sistema, quindi io mi sento mentalmente mi sento un ragazzino, poi devo fare i conti con i miei 55 anni, ragazzi, capito? E quindi lo adeguo a quello che è. No, non ci sono limiti, assolutamente. Perfetto. E Gisto poi ci chiede, questa metodologia è solo per ciclismo su strada o è adatta anche per gare mountain bike, in particolare scrive cross country? E mi Allora, attacco, Stefano, scusa, Stefano dice anche, è una metodica di allenamento multidisciplinare, mountain bike, nuoto, corsa? Adesso qui si è un po' allargato probabilmente. Però la prima domanda era ecco, quella. quella dell'MTB? Sicuramente sì, sicuramente sì. Ne sono Perché comunque convinto. la base della preparazione è molto simile. Per chi fa triathlon, perché intuisco che la domanda è di un triatleta, io rispetto molto il triathlon. Lavoro con un triatleta perché per me i multisport necessitano di tanto, ma tanto lavoro perché devo mettere insieme tre sport e organizzare la supercompetizione dei tre necessitano di. Quindi per la parte della bicicletta sì, va bene,
ma che questo sia, che sia trasferibile, quindi che sia un transfer dalla bici al corso, al nuoto, lo escludo. Chiaro, necessiterebbe di una metodologia apposita, Una metodologia. specifica, chiaramente, chiaramente. Però per rispondere alla prima domanda, siccome in diversi me l'hanno fatta, sulla mountain bike, assolutamente possiamo dire che una buona parte di preparazione è assolutamente la stessa. Assolutamente, Poi chiaramente concordo. la parte di affinamento sarà più specifica in uno o in un altro caso. La Ok? parte di tecnica è fondamentale, ve lo dice qualcuno che comunque l'ha provato. Sì, la parte di tecnica è determinante. Chiaramente. La domanda di Alessandro è interessante, ci permette di introdurre un altro argomento che non avevamo affrontato. Che strumenti servono per tutto il programma? Serve un misuratore di potenza? Allora, il programma è pensato per utilizzare sia il multiusura di potenza sia il semplice cardiofrequenzimetro. Non serve, non è obbligatorio. È chiaro che per ottenere uno stimolo più misurabile, più efficace, serve il misuratore di potenza. Ma quando Conconi faceva il test, faceva la preparazione per fare il record dell'ora, sa se si accorge di una roba molto importante. Dice: io faccio il test con Coni e mi dà la frequenza cardiaca, però si accorgeva che c'erano delle variazioni nella velocità e che Francesco all'epoca aveva reazioni diverse. Quindi decidono di fare una cosa completamente diversa. Trovano il punto di intersezione per la soglia anaerobica, ma non utilizzano la frequenza cardiaca, ma utilizzano la velocità di soglia. La velocità di soglia. La frequenza cardiaca varia, ecco perché voi vi trovate tanti test. Quindi io adesso ve la dico tutta, non ci sarà nessun venditore di SRM, cioè potenza è in fisica forza per velocità. Quindi se io tengo sotto controllo il parametro velocità, tengo sotto controllo anche il parametro potenza, ragazzi. E io lotto permanentemente contro il fatto che siamo in una matrix in cui ci regolano e ci dicono tutte, noi andiamo tutti a pesce. Va bene, ma la velocità è una misura di potenza. Quindi sereni, non è che dovete correre a prendermelo, lo possiamo fare tranquillamente. Se ce l'avete, lo usiamo. È un feedback, è importante. Voglio arrivare al fatto che sul simulatore, sentendo le vostre sensazioni, sentendo il cuore che batte, sentendo le gambe, voi chiudete gli occhi come sto facendo in questo momento e sapete a quanti watt state andando e sapete a che velocità state. Questo è il migliore apparato di biofeedback che esiste. Voi stessi. Perfetto, a tal proposito mi inserisco in questo punto, perché appunto in queste settimane abbiamo ricevuto, dopo aver rilasciato anche il primo video, che era quel video omaggio, che era un po', da una parte un modo per permetterci, mi sento anch'io, di stare un po' così con la gamba in tiro, come si dice, con questo esercizio di thermal training. Dall'altro sono arrivate un po' di domande, ma dubbi, perplessità, qualcuno piace la musica, qualcuno non piace la musica. Come diceva giustamente Omar, lui quando si mette a fare il preparatore è un rompiballe, e la mia risposta quando gli sollevavo queste perplessità mi diceva che lui è un preparatore, suo lavoro fa l'allenatore e non è quello di intrattenere le persone. Quindi questo modo Animatore, un po', non sei un animatore, questo modo un po' brutale di dire le cose, in realtà dietro nasconde il fatto che c'è qualcosa, c'è un disegno più profondo, che è quello che lui diceva adesso, cioè quello di imparare a gestire le nostre sensazioni. E a tal proposito stiamo pensando anche a farvi delle proposte alternative su questa parte del corso, che sarà rappresentato dai video training, delle proposte di diverso tipo che stiamo mettendo in piedi. Quindi vi daremo l'opportunità di fare i video, gli allenamenti senza la musica, per esempio, così come se volete mettete la vostra musica, questo è evidente. Avevamo pensato, no, Omar, anche alla musica classica come stimolo, perché ci sono delle ricerche scientifiche che danno questo tipo di cose. Quindi stiamo pensando a dei messaggi vocali. Quindi assieme a voi questo programma è in evoluzione, si chiama Train Evolution anche per questo, perché è in evoluzione, ci evolviamo assieme. Quindi vi daremo diversi stimoli. Io, come dicevo prima Omar, il mio compito è quello di cercare di incanalare le sue tante idee e poi renderle pratiche.
però cercheremo di fare del nostro meglio anche su questo tema. Vado avanti, ma nel frattempo le domande stanno arrivando tantissime. Allora, Christian dice HRV4 Training con misuratore della fotocamera. Sì, questa è una delle soluzioni che noi preferiamo come È una applicazione, cosa ma di quelle che io utilizzo, sì. che Omar utilizza molto, però ne parleremo poi con calma di questa cosa qua. Giovanni, mi è piaciuto il video di allenamento, è possibile averlo? Se Giovanni lo puoi scaricare così laddove l'hai scaricato nella pagina, come si può vedere in streaming, si può anche scaricare e rimane tuo per sempre. Se non hai più la pagina, mandami una mail che ti mando il link assolutamente. Allora, Damiano dice: Omar, come sempre, è stato così coinvolgente che per formulare delle domande credo ci voglia una settimana di riflessione. Bene, Dormi, Damiano, sì, in effetti questo è un po' Damiano, l'effetto. dormi. Dormici sopra, noi poi naturalmente siamo a Dormi. disposizione anche nei prossimi giorni. Ok. Giovanni dice: sono stato sotto Omar per qualche mese, e sotto immagino che lo hai allenato, e posso affermare che in pochi mesi mi ha cambiato il modo di allenarmi e di gestirmi. Spero di iniziare di nuovo il percorso insieme. Giovanni Bianca Mauro, dopo mi permetto anche di dire il nome così. Riconosci di chi sto parlando. Daniela ci chiede: per la parte di alimentazione che abbiamo solo accennato, sono previsti anche uso di integratori alimentari? Sì, che una parte che farà la persona che si occupa di intestino che è specializzato in integrazione sui sportivi. Sì. Perfetto, quindi E stiamo preparando anche delle sorprese come è in questo corretto che campo. sia, lasciamo che questo campo sia occupato e se ne occupi chi lo fa, insomma, di professione, giustamente. Ok. Fabio fa una domanda un po', diciamo, borderline, ma io te la provo a girare, può essere comunque uno spunto interessante. In che modo io, tecnico giovanile, posso utilizzare o quantomeno prendere spunto, cosa che per il vero in qualche modo sto facendo con i nostri ragazzi? Cioè lui in realtà sta già prendendo dello spunto e chiede: posso prendere spunto anche per i miei ragazzi, settore giovanile? Allora, Fabio, Fabio. sto mettendo in questo tutto il mio background, tutto, cioè no, non c'è niente che, non è che dico, se questo me lo tengo per me, non te lo dico a te, puoi usare tutto, Fabio, se per i giovani puoi usare tutto. Chiaro. Poi chiaramente sarà da fare delle precisazioni, delle cose particolari, però insomma, la risposta è questa. Giovanni dice: io ho 70 anni, complimenti, non mi arrendo e desidero migliorare le mie prestazioni che ora sono deludenti. Giovanni, credo che questo sia il posto Ecco, giusto. poi Giovanni ne parleremo un po' deludente rispetto a che cosa? Perché Ecco, lo cioè, sapevo. dalla mia prospettiva da 55 anni, se tu sei così, tu non sei deludente affatto, cioè, sei già un vincente. Quindi poi ne parliamo nello specifico e questo fa parte dell'area mentale, perché a volte ci costruiamo, facciamo un costrutto mentale che non corrisponde alla realtà. Io credo che tu sei un vincente, che la parola delusione in te non trovi nessun appiglio. Probabilmente una convinzione che hai, ce ne occuperemo anche di questo. Perfetto. Giuseppe ci chiede: lavorare a turni che comportano anche lavoro di notte può inficiare la preparazione totale di questo metodo? Intendo, può ridurre l'efficienza del metodo? Allora, è chiaro che quando si lavora nei turni c'è un'alterazione, c'è un'alterazione. La mia esperienza con chi lavorava sui turni era legato al fatto che quando si faceva il turno di notte non ci si allenava, semplicemente ragazzi, non ci si allenava. Quindi nel complesso, nell'arco dei 3 turni, quindi parliamo di 3 settimane, quando fai la notte ti riposi, cioè scariamo. Ecco perché vi dicevo che quella timeline che avete visto è circolare. Non so se mi sono spiegato, è molto semplice. Se lavori di notte, non ti alleni, punto. Lì creiamo la supercompensazione. Marco fa una domanda che in parte si collega a questo in qualche modo e dice: quindi è un programma non solo indoor che dura tutto l'anno? È un programma non solo indoor che dura tutta la stagione. Non posso pensare di prepararti d'inverno e poi mandarti allo sbaraglio, perché cioè, adesso in termini pratici. Poi cominci ad andare come un pazzo fuori e ti rovini il tuo problema. No, 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 io no, tutto, tutto. Così alla fine, quando sei alla fine,
tu mi guardi in faccia e mi dici: oh, ma hai sbagliato preparazione, cioè io sono qui. Perché sennò poi io, da allenatore, ho l'alibi: eh no, non so cosa hai fatto fuori, no, magari hai fatto. No, non funziona così nel mio mondo. Nel mio mondo non ci sono alibi. Se ho sbagliato preparazione, sono qui e dico: pago, cioè, ho sbagliato. Spero di essere stato chiaro in questo. Certo. Giovanni chiede se prima di partire ci sono degli esami da fare, tipo testosterone o altre cose. Allora, suggerirò a tutti di fare l'esame del sangue, suggerirò, certo che lo suggeriremo, all'inizio del programma lo suggeriremo, è qualcosa di utile, è qualcosa di utile. Male Non non fa. sono obbligatori, non sono obbligatori. Ok, Giulio chiede se i test di autovalutazione, quelli periodici che faremo, se sono i soliti test della condizione generale, quindi frequenza cardiaca o potenza, oppure ci saranno dei test specifici per il ciclo di lavoro eseguito, per valutarne il risultato specifico. Allora, un test in valutazione ci deve essere alcune caratteristiche. La ripetibilità, quindi sarà sempre il medesimo test fatto nelle medesime condizioni, se possibile la medesima ora, sarà sempre lo stesso. Ok, questa è molto bella. Alberto ci chiede: buonasera, io diventerò padre il prossimo maggio e sono davvero molto felice. Auguri e complimenti, Alberto. Voi, avendo quindi pochissimo tempo da dedicare alla bici, proprio nel periodo pre-gara, visto greggio appunto da metà giugno in poi, e sto cercando di interpretare, dite che posso mandare in fumo parecchi mesi di allenamento? Cioè, in sostanza dice: io a maggio diventerò papà, quindi avrò molto poco tempo. Se ho poco tempo a maggio, mando in fumo tutto il lavoro fatto prima? Cioè, mi sono risponduto alla domanda, ma devi allattare? No, No, quindi. tranquillo, nel senso che no, è ovvio, capisco bene, il problema è svegliarsi di più la notte, cioè l'unico problema che è perché non possiamo sostituirci alla mamma, nei primi mesi di vita, no. Madre natura, cioè noi, il nostro vero compito arriva un pochettino dopo, noi siamo di supporto alla mamma, ma è la mamma che fa, stai tranquillo, te lo dice uno che ha 3 figli, eh. Tranquillo, vai tranquillo, non cambierà niente, non ti cambierà assolutamente niente. Beh, un pochettino magari cambierà nelle dinamiche, però ecco, giustamente. Sì, però quando non cambia, non è che mandi in fumo, capito? Perché Certo. lo manteniamo, non ti cambierà niente, e in quei termini non cambierà, non manderà in fumo, la sua domanda, manderò in fumo? No, non manderà in fumo niente, lo manteniamo tranquillo. Ok, sto andando un attimo scorrendo perché alcune hai già risposto. La musica del video prova è spettacolare. Ok, credo che oltre alla campanella sia utile la vostra voce. Ci stiamo lavorando, Filippo, su questa cosa. Ok, questa è una domanda interessante, ce la fa Fabrizio e dice: ciao Omar, ciao Davide, seguendo questo programma devi abbandonare il gruppo con cui esci di solito oppure riesci a farlo anche in gruppo? O eventualmente puoi combinare gli allenamenti con gli amici che di solito esci, con cui di solito esci. E qui entra la mia mente da mental coach, no? Dico, cioè, ma non ho capito se esci 3 volte alla settimana in gruppo. In linea di massima usciamo in gruppo 1 volta alla settimana. Quindi lo adattiamo in funzione di quello che è la tua esigenza. Si può fare di tutto. Certo, è chiaro che però, come tu dicevi all'inizio, io quando si entra in questo programma tu ti prendi una responsabilità per cui è ovvio che fai l'allenatore, quindi tu devi dare delle indicazioni chiare e più vengono seguite in maniera chiara, perché se poi Se iniziamo riesci a fare a... quando è in gruppo, Davide, perché no? Il problema è quando sei in Certo, gruppo è. assolutamente. Si può fare, si possono abbinare le cose. Giosuè ci chiede: ciao, ma in questo programma ci sarà un'interazione con i partecipanti? Se sì, come? Allora sì, Giosuè, qui posso risponderti anch'io. Come diceva anche prima Omar, tra i vari servizi di questo programma ci sarà anche un gruppo che noi abbiamo pensato essere il gruppo Facebook, perché così è la soluzione più moderna, che più viene utilizzata, e anche perché tutti abbiamo sempre in mano il telefonino con questo benedetto Facebook, nel bene e nel male.
E lì sarà il luogo in cui tra di noi potremo avere interazione diretta, quindi anche condivisione di problemi, di domande, di tutte quelle che sono le esperienze, condividere quello che è il nostro percorso assieme. Non escluderemo nessuno, però per cui chi non utilizza Facebook, perché ancora ad oggi giustamente c'è chi dice no, io non lo voglio usare, avremo comunque, questo è importante, il nostro sito di accesso riservato in cui comunque riporteremo tutte le risorse che metteremo a disposizione, i video che Omar metterà a disposizione. Per cui ecco, il nostro intento è quello di creare un gruppo, una community, adesso si dice questa parola, ma gruppo è la parola più bella, un gruppo di persone che condividano un percorso, che condividono anche dei valori, perché di fondo poi Omar, quello che diffonde non è solo una metodologia di allenamento, ma proprio una filosofia di allenamento, anche una filosofia di vita, vorrei spingermi a dire, per cui cercheremo, il nostro intento è proprio quello, la nostra ambizione, se vuole, la nostra visione è quella di creare questo gruppo, per cui daremo tutti gli strumenti per poterlo fare nel migliore dei modi. Ok, Teddy mi chiede il video, sì, Teddy, dopo te lo mando sicuramente. Daniela chiede, le lezioni si potranno scaricare o saranno solo online? Allora, Daniela, assolutamente le lezioni si potranno scaricare, una volta scaricate restano tue per sempre. Questo assolutamente, secondo noi, il minimo. Giovanni dice grazie. Rosario. Rosario ci chiede chi saranno gli esperti che si occuperanno di alimentazione e integrazione, come si interfaccia con HRS e quali sound training utilizzare in questo periodo? Questa parte, seconda parte della domanda, meriterebbe Omar un'unica serata, no? Quindi l'integrazione tra Hormonal Release e Training Sarà Evolution. fatto aggiunto, sì, è pensato per l'integrazione con Hormonal Release, quindi non ci sono problemi per questo. Ok, quindi daremo Non delle so, puoi indicazioni. rispondere tu a chi sono i professionisti o Scusa, rispondo Omar? io? No, sì, allora, Perché la per domanda. quanto. Sì, la prima parte non volevo saltare, che mi aveva colpito la parte con Hormonal Release. Allora, esperti che sapete che si occupa di alimentazione e integrazione, allora, come sapete, io personalmente, poi in vari progetti, ma comunque personalmente da tanti anni ho questo bel rapporto di stima reciproca e di collaborazione professionale con la dottoressa Erika Lombardi, che nonostante la sua giovane età, io spero sia in linea, no? Non l'ho vista, nonostante la sua giovane età, vanta già un'esperienza incredibile nel campo del ciclismo. Quello che è sempre mi è piaciuto di Erika è proprio la sua capacità di combinare le competenze, quindi gli studi con la strada, no? E quindi lei farà parte assolutamente del nostro staff. Invece l'altro esperto, Omar, visto che sei tu che hai il contatto diretto. E Francesco Ghiribelli, che è un naturopata ed è l'unico certificato per fare il metodo Restart, che è un metodo creato da un ricercatore italiano. E lui è Perfetto. specializzato in integrazione anche. Di questo comunque daremo tutte le maggiori indicazioni adesso entro i prossimi giorni. Oh, Stefano fa una domanda simpatica, dice: è un programma facile da gestire o viene l'ansia per gestirlo? È anche un po' così simpatico, sì, sicuramente. Ha Ottimo. messo anche le faccine. Ottimo. Allora lo invito a rivedere la diapositiva in cui mia figlia, la seconda diapositiva. E questo contro il quale io permanentemente dico, ma nessuno ti fa venire l'ansia, sei tu che ti prendi l'ansia. Quindi io devo insegnarti a fare in modo di non delegare i tuoi processi interni ad una stimolazione esterna. Ci sono persone che fanno milioni di domande e tutti le saltano addosso, e questi sono serenissimi, cioè non è quello che accade fuori, è come tu processi l'informazione. Il mio compito nel programma, nella parte mentale, è quello di aiutarti a fare in modo che, anche se l'ambiente ti sta crollando, se tutti ti chiedono la tua attenzione, se tutti, tu comunque possa rimanere sereno. Okay. Alessandro, come si gestiscono le settimane di sosta per eventuali malattie o vacanze? Ti ammali e vai in vacanza, qual è il problema? Tranquillo. Cioè, se fai il restart ti ammalerai molto meno. Se devi andare in vacanza siamo tutti contenti. No, tranquilli, tranquilli. La prima cosa che mi hanno insegnato in programmazione dell'allenamento è questa. Il miglior programma al mondo è quello elastico.
Le cose ferree, le cose rigide non vanno bene mai. L'elasticità. Questo programma vuole essere un programma elastico. Perfetto. Filippo, per chi è in sovrappeso, c'è un programma diverso? Mi spiego, devo seguire i lavori specifici o dei lavori specifici quindi per perdere peso o va bene seguire il programma con correzione dell'alimentazione? Allora, la correzione dell'alimentazione, se sei in sovrappeso, la devi assolutamente fare. È lì che guadagni, è lì che guadagni. E il programma, per molto tempo, e penso di intuire, per molto tempo si è detto che per bruciare grasso tu devi andare a una certa percentuale, frequenza cardiaca, perché questo brucia. Bale, sono tutte bale. Per perdere peso devi avere un sistema, devi avere un intestino pulito e un sistema endocrino che funziona bene. Ok? Quindi noi ci occupiamo della stimolazione ormonale attraverso tutto il lavoro che faremo, perché nessuna seduta sui RULO durerà più di 50 minuti, perché non voglio consumarti il testosterone, voglio stimolare la fabbricazione del testosterone. Quindi la prerogativa sarà l'intensità e non la durata. Perché voglio stimolare il tuo sistema endocrino in modo tale che poi, quando usciamo su strada, guadagniamo ancora un po' di resistenza con i chilometri, però ad una velocità superiore. Ok, Paolo chiede, sono molto incuriosito da tutto questo, credo che possa servire non solo in bici, ma anche nella vita di tutti i giorni, lavorativa e familiare. Cosa ne pensa Omar? Beh, qui ti invita a È nozze, un naturalmente. regalo che mi fai, è un regalo che mi fai, perché questo è quello che vuoi. Cioè, grazie, Questo è il grazie. significato di tutto questo, in sostanza. Grazie. Teddy chiede, visita medico sportiva necessaria? Allora, Teddy, diciamo che evidentemente noi la consigliamo caldamente, anzi noi la raccomandiamo, essendo Assolutamente. fruitori, cioè, cioè noi proponiamo un programma di allenamento, è chiaro che prima di sottoporsi a un programma che è anche intenso, come tutti i programmi di allenamento, è chiaro che è molto bene, molto molto consigliato, anzi assolutamente necessario avere una visita medico sportiva, ma questo indipendentemente che tu segui il nostro programma o esca in bici, no, anche solo a passeggiare, direi che se lo facciamo un po' per sport, questo Assolutamente. è buon senso, giusto? Giusto, giusto, giusto. Roberto ci chiede se, ciao a tutti, ma se uno per lavoro è spesso in trasferta, cosa deve fare? Allora, io Roberto, da parte mia ti dico che questo programma ti dà il fatto di essere portatile, quindi ti puoi scaricare le tabelle, il videocorso, quello che sarà, sui tuoi dispositivi mobili, su qualsiasi dispositivo, quindi ti puoi organizzare e quando sei in trasferta. Poi, chiaro, dipende da che tipo di trasferta fai, se questo ti dà il tempo, ti permette di allenarti o meno, però se ti organizzi un minimo per trovare o il tempo per uscire in bici, che è difficile, ma più facilmente il tempo di trovare una spin bike ed allenarti con questi allenamenti lo puoi fare, insomma. Non so, Omar, se hai altro da aggiungere. No, poi scrivimi in privato perché mentre tu rispondevi dicevo, ma se lui lavora in una piattaforma petrolifera, quindi ha generalizzato, quindi mi piacerebbe darti una risposta personalizzata, quindi contattami in privato, cioè in funzione di quello che sono le tue trasferte ti dico sì, non è che ti dico per avere un cliente in più ti dico sì, fallo pure, no, Ah, preferisco chiaro. darti una risposta onesta. Certo. Mi chiamo anch'io Giovanni, ho 70 anni, ma non mi sento deludente, voglio sempre migliorare. Bene, Giovanni, Oh! pensieri. Ok, questo Fabio ci chiede, verranno creati dei picchi di forma durante la stagione oppure si avrà un unico picco di forma? Se sì, quando saranno o sarà previsti? Allora, rispondo come rispondo a tutti i miei atleti. Per creare i picchi di forma, io devo conoscere l'atleta. È chiaro che in una prima stagione in cui impariamo a conoscerci, non posso garantirti più picchi. Sarei bugiardo e la prima programmazione sarà con un solo picco. Dai dati che osserveremo, dai dati che ne ricaveremo, io potrò estrapolare il fatto se tu puoi avere due o tre picchi oppure è meglio che ne abbia uno solo. Quindi la risposta è nel primo no, negli anni successivi, nelle stagioni successive sì, perché conosco i miei polli, insomma, detto in soldoni. Perfetto. Fabrizio Pallai ci chiede se devo svegliarmi ogni mattina alle 5:30 per recarmi al lavoro, compreso il sabato, sono sempre penalizzato nel carico di lavoro?
se lui si alza ogni mattina Sì, alle ogni 5:30, mattina, compreso il sabato. compreso il sabato, sì. Chiaramente è Ma molto più generale questa domanda, è bisogna molto più rispondere. penalizzato il nostro amico, quello che fa i 3 turni. Nel senso che il tuo bioritmo sia adeguato ad alzarsi alle 5:30 del mattino, è molto più penalizzato che chi fa i 3 turni. Certo. Marco ci chiede quando iniziamo e quante lezioni consigli alla settimana, per lezioni si intende comunque Bene, adesso seguito di ragazzi, allenamento. comincio a fare l'allenatore. Smettete di rompere scatole delle lezioni. Non ci sono lezioni, non siete a scuola. Io vi devo allenare. Che lezioni? Non ci sono lezioni. Io vi devo allenare. Ok, Il video, quanti vi dico. allenamenti? Invece, quanti allenamenti? Pronti, via. Vabbè, da martedì 23, ma è Davide, no? Sì, martedì 23 diciamo che noi apriamo le iscrizioni, poi chiaramente tempo di allinearci un po' tutti, ognuno parte a seconda delle sue esigenze, quindi tra fine ottobre e i primi di novembre, insomma. Esatto, E, esatto. quanti allenamenti a settimana e quante ore indicativamente si dovrebbe dedicare a settimana? Allora, l'ho detto prima, gli allenamenti sono un massimo di 50 minuti, possiamo anche tirare 60 minuti con il defaticamento, ma non più di 50 minuti sul rullo. E se siete su strada anche un'ora, 1 ore 10, però no, 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 non più di questo. Perfetto. E il grande problema è sempre l'overtraining, non è mai lo scarso allenamento. Invece la nostra paura da amatori è sempre quella di essere allenati poco. Spesso invece siamo allenati troppo. Troppo. Renato chiede come si determina il meglio che io posso dare, in riferimento a quello che dicevi tu prima. Allora, corrisponde un po' alla risposta che ho dato prima. Nel senso che lungo la stagione, con queste valutazioni permanenti, quando ci vedremo al camp, potremo avere i dati che ci dicono: ok, hai toccato, oppure possiamo correggere, possiamo migliorare. Ok, adesso qui ci sono un po' di domande che si ripetono, quindi ci chiedono quanto tempo serve a settimana, quanti allenamenti a settimana. Vediamo un po', Paolo ci chiede, se ho ben capito, la parte iniziale è comune, qualunque sia la specialità preferita, poi si personalizza anche in funzione della specialità obiettivi personali. Grazie Paolo, PS uso l'Hittacker EV va bene. Allora, so che l'Ita che ha avuto rispondo sì, va bene. Chiede se c'è una sorta di personalizzazione ad un certo punto anche in base a delle specialità personali, obiettivi personali. Questo lo si farà quando si arriva alla parte di ritmo gara, è lì dove si fa la differenziazione. Sì. Perfetto. Integrazione supplementare abbiamo già risposto. Christian utilizza Maximum Trainer è assolutamente compatibile, tant'è vero che abbiamo avuto dei contatti anche con il programmatore di questa app, perché poi quando si parla di evoluzione, adesso vado un po' avanti, io ed Omar, lui è il visionario, ma anch'io non è che scherzo in quanto ad idee, per cui spesso ci mettiamo a parlare e nei nostri piani abbiamo già molte cose in serbo, tra cui anche una parte un pochettino più legata alla tecnologia, per quanto il programma rimanga sempre a cercare l'equilibrio tra tecnologia e sensazioni, però la tecnologia sicuramente aiuta e quindi lavoriamo Fatto anche in che sia questo l'uomo che senso. usa la tecnologia e non la tecnologia che usa l'uomo. In quel senso. Esatto. Giuseppe dice: il training autogeno e la stimolazione ormonale faranno parte del metodo? Assolutamente sì, Giuseppe, abbiamo detto anche prima, e anzi, Omar dà delle indicazioni ben precise su come integrare proprio i due programmi che assieme daranno sicuramente il meglio di entrambe le cose, no? Esatto. Quando partirà il programma, Christian, la settimana prossima noi apriamo le porte, siamo operativi. Alessandro chiede: sono previsti esercizi anche in palestra? No, no, se la vuoi fare la palestra, io non sono nella controindicazione, però non sono previsti. Sono previsti gli esercizi di core training, cioè prevedo il fatto che mediamente possiamo dedicare 3 ore a settimana, 2 ore a settimana, quindi cerchiamo di fare le cose specifiche. La palestra non c'è un thruster diretto con la pedalata, la forza non posso aumentarla spingendo sulla pressa, aumento un certo tipo di forza che dopo sui pedali non c'entra assolutamente niente. Quindi la mia esperienza è no palestra. E sono uno che ha fatto tanta palestra e ha lavorato tanto con i corridori in palestra. La mia esperienza è no palestra.
Quindi risparmiamo e magari possiamo fare anche qualcosina di più. Sì, diciamo che nel sito riservato c'è una sezione proprio riservata a degli esercizi pochi, specifici, che non hanno a che fare con la palestra classica, che si possono fare a corpo libero in parte, quelli che già hai anticipato tra l'altro nei video in questi giorni qua, ma abbiamo creato proprio dei specifici video tutorial, chiamiamoli così. Ok, Giancarlo ci chiede, ho 58 anni, sono in pensione, per cui dice le uscite io le faccio su strada. Come ha Sì. fatto? Esatto. Chiederemo come ha fatto, e comunque soltanto ci chiede, lui vive in zona Romagna e si allena praticamente, quindi sempre su strada, e chiede come può integrare gli allenamenti su strada, cioè come può trasferire i video, le lezioni su strada, no, gli allenamenti su strada. Sono e questo Davide mi ha dato una grossa mano. Io ho fatto l'allenamento su strada, poi è stato condensato, cioè lo fai su strada, non cambia assolutamente, anzi, va benissimo. Esatto, questo programma nasce proprio per la strada. Mi ha insegnato per esempio, perché io dico, usa il 5315, usa la pendenza, Davide mi aiuta, mi dice, no, guarda che c'è qualcuno che lo deve fare sul spin bike, quindi se le dici 5315 non ha il rapporto, cioè io lavoro con i corridori, quindi la risposta è sono pensati per la strada. Esatto. Poi ci sono gli adattamenti, quindi Davide mi ha aiutato, perché questo mi ha aiutato Davide, perché non ci arrivavo. Gli ho detto, Davide, aiutami perché non ci arrivavo. Quindi come trasferire la indicazione che davo, ad esempio, sui rapporti, sullo spin bike. Però tranquillo, puoi farlo su strada. Esatto. Egisto ci chiede, oltre ai test di autovalutazione proposti, qual è il miglior test da effettuare in un laboratorio specializzato? Massimo consumo di ossigeno. Perfetto. Diretto. Ce n'è qualcuno di voi che me l'ha chiesto in settimana, che lo fa al centro mappamento? Ho risposto così, come ho risposto, gli ho detto, senti, se non ci sono grandi differenze di prezzo tra fare un test di soglia con lattato e fare un massimo consumo di ossigeno diretto con la maschera che fa la differenza, cioè fai il massimo consumo di ossigeno. Esatto. Alberto ci chiede una curiosità. Io sto seguendo ogni mattina i tre esercizi, lo squat, il plank e le flessioni che avevate proposto per stimolare l'ormone della crescita e il testosterone. Vanno eseguiti Esatto. tutte le mattine oppure il giorno successivo alle sedute dei rulli? Posso anche saltare per non stressare troppo il fisico? Allora, questo mi aiuta a rispondere a qualcuno che mi ha mandato la mail. L'ideale sarebbe fare 2 giorni di fila, un giorno di riposo, 2 giorni di fila, un giorno di riposo. Siccome sono esercizi di stimolazione, non stressi niente. Devi fare i 15-20 minuti massimo mantenendo le pause, quindi vai tranquillo. Però la periodizzazione è 2 giorni, un giorno di recupero, 2 giorni, un giorno di recupero, 3 settimane, poi stacchi una settimana e poi lo riprendi continuativamente. Ma in questo comunque ci saranno delle indicazioni ben precise. Perfetto, Diego ci chiede i camp dove si terranno? Allora, Diego, noi. Sorpresa! Vai, perfetto, perfetto. Sorpresa! No, no, non abbiamo ancora deciso. Alessandro ha già le località, ha già tutto il suo programma, cioè noi ci troviamo in settimana per decidere la nostra data dove. Sarà Sì, una bella perché location. forse non tutti lo sanno, ma Alessandro Vanotti, appunto l'ex professionista gregario di Nibali, oltre che tutto quello che hai già detto prima, e magari poi avremo modo anche di conoscere questo bel personaggio che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ha un'azienda, una società che si occupa proprio di questo, quindi Vanotti Cycle Camp si occupa proprio di ricreare queste esperienze, fare questi camp, quindi noi ci appoggiamo a chi già ha esperienza e già sa fare questo, quindi ha già le sue location, diciamo tutti i suoi contatti e Dico, l'organizzazione. ti interrompo perché ho avuto una visione, Ah, cioè, questo mi sarebbe la mia preoccupa, visione. questo mi farà lavorare i prossimi 2 mesi. No, mi ho visto con tutti noi andare in Argentina a pedalare e a fare la traversata delle Ande. Questo è un sogno che ho, che si può fare. Wow, bello. È meglio che ci mettiamo a lavorare allora. Ok. Allora, Emanuele ci parla di allergie. Vediamo un attimo dove vuole arrivare con la sua domanda. Dice: ciao, soffrendo di allergie nel periodo primaverile e di fine estate, con qualche difficoltà a pedalare in questo periodo, sarà possibile migliorare anche sotto questo aspetto? Grazie e complimenti. Restart, restart, come si chiama il nostro amico? Emanuele.
Emanuele, Emanuele. restart, fai il restart, scompaiono le energie, fidati di me, scompaiono quelle energie. È il tuo intestino che non funziona, non è il tuo naso. Approfondiremo sicuramente questa cosa, che è molto interessante. Roberto chiede, come hai detto te Davide, noi come possiamo capire quando stiamo lavorando in overtraining? Si riesce a percepire con qualche strumento o a sensazione? Entrambi le sensazioni, ci sono indicatori ben precisi per quanto riguarda le sensazioni che vi insegnerò, però noi abbiamo supporto degli strumenti, ragazzi. La misurazione dell'HRV ti tiene lontano dall'overtraining, tranquilli, ti tiene lontano dall'overtraining. In più ti insegno a sentire il tuo corpo ti dice che. Giulio ci chiede, ciao Omar Davide, c'è molta differenza tra il fare training autogeno e meditazione trascendentale? Andiamo un po' fuori, però so che... Moltissimo, moltissima differenza, moltissima differenza. Il training autogeno è una metodologia di rilassamento muscolare, non è meditazione, non è meditazione. I risultati finali possono essere paragonati, ma se fai meditazione trascendentale vai avanti tranquillo, cioè stai facendo over the top. Cioè, meditazione è qui in cima, il training autogeno è a metà strada. Francesco ci dice, rimaniamo un po' in tema, io pratico Shiatsu e oltre ai trattamenti agli altri faccio autotrattamenti, estiramenti, stretching dei meridiani. Sono pratiche che si possono integrare bene con il programma? Assolutamente sì, anzi, mi piacerebbe tanto sentire se avere una collaborazione. Sì, assolutamente. Ah, ecco qua, questo è interessante. Fabrizio ci chiede, per avere il fondo necessario per affrontare le gran fondo, come è strutturato il programma? Mi si parla di fondo. Ecco, forse il nostro amico non ci ha seguito e non sa come la penso io riguardo al fondo. Nel senso che tutti normalmente pensano che tutti gli anni devono fare per avere il fondo. Io dico, se hai fatto il fondo e se sono 3-4 anni che pedali, non c'è bisogno di te, il fondo ce l'hai. Il fondo te lo dà che cosa? Te lo dà questi adattamenti fisiologici. Quindi il tuo cuore funziona in un modo diverso dal cuore di un non allenato. E hai maggiore quantità di mitocondri, hai maggiore capillarizzazione dei muscoli. Questo, se l'hai fatto per 3-4 anni, non lo perdi. Se invece ti aiuto a fare questo in meno tempo, qual è il problema? Perché la variabile è questa. Se tu la gran fondo la fai in 6 ore e migliori la tua potenza aerobica, migliori la tua potenza anaerobica, quindi la tua critical power è salita, tu invece di farla in 6 ore la fai in 5. E dove sta il fondo? Vi ho detto che sono un rompibale con questa roba qui, perché vi metto sempre la domanda, perché c'è il continuo ripetere, no? Il fondo ce l'avete. Questo è uno degli aspetti molto interessanti in cui bisogna fare un po' un salto di paradigma, no? Diciamo, rispetto a quello che normalmente noi amatori siamo abituati a pensare. E quindi questa sarà anche una bella sfida, parte della sfida. E rispondo a una domanda che mi era arrivata per email di Stefano, chiedo scusa se l'ho lasciato verso la fine, però ci tenevo perché è molto interessante, e anche perché mi ha dato una domanda molto lunga che però vado un attimino a riepilogare. Stefano in sostanza dice che è un paio d'anni che cerco di avvicinarmi senza grossi successo al ciclismo amatoriale. Si è fermato per infortunio al ginocchio, poi ha avuto impegni sportivi, eccetera. Dice per l'anno prossimo voglio attrezzarmi per preparare una grande stagione. Però dice io sono un neofita. Pensate che questo programma sia adatto anche per me? Quindi parte non da zero, ma insomma quasi. Quasi attacchi gli scarpini adesso. Meglio, meglio. Mi farà lavorare di meno, non dovrò lavorare sui tuoi costrutti mentali, tutte le sue convinzioni. No, meglio. Terreno, come dire, più fertile, terreno Fertile, già pulito, nella maturità ovviamente. c'è la Non a tutti i nostri condizionamenti che invece noi amatori di vecchio corso abbiamo. Bene, Stefano. Stefano poi dice, e abbiamo già risposto, però magari lo ripetiamo, dice, ti ho conosciuto, e si rivolge a te, Omar, ti ho conosciuto ed apprezzato ad un corso sull'ansia a cui ho partecipato anni fa ad Almelli. Stefano, ciao Stefano.
L'ansia a volte mi gioca ancora brutti scherzi quando sono in sella, ansia di non riuscire a fare la salita, ansia di avere troppe aspettative su di me, ansia dei risultati immediati. Nel programma sono previsti aiuti anche in questo senso? E allora c'è tutta una parte che si occupa solo dell'ansia, c'è tutto un corso che si occupa solo dell'ansia. Sì, perché forse molti Meglio di non così. lo sapevano, che Meglio di ci così. occupiamo anche di queste cose. Che tra l'altro, questo lo aggiungo io anche per esperienza personale, questo corso qua, oltre ad essere utilissimo per noi, questa parte di questo corso che all'interno del percorso completo può essere utile anche per familiari, no? Per cui una cosa da condividere anche, al di là dell'allenamento magari no, perché magari, Ecco, però questo sì, assolutamente sì. sarebbe anche bello poi nel tempo avere anche le famiglie, perché potremmo anche pensare a qualcosa per la famiglia, perché il Certo. sistema è importante, ragazzi. Questa cosa del sistema è una cosa che tu ribadisci sempre molto e che noi spesso, anche in nome della preparazione, tendiamo a volte a mettere un pochettino in Bisogna difficoltà. trascurare. Ok, Teddy ci chiede se uno è fermo da molti mesi e si ferma qua, domanda un po' secca. Quindi Nessun problema. riparte un po' lo stesso Sarebbe motivo. come il bambino che va alla prima elementare dicendo: no, ho paura perché non so leggere e scrivere. No, vai a scuola perché devi imparare a leggere e scrivere. Perfetto. Stefano dice, ho due domande. Ho un dato di VO2 max di un anno fa. Posso utilizzarlo o va rifatto? Prima domanda. Allora, puoi utilizzarlo tranquillamente, alla prima verifica poi incrociamo i dati. È chiaro che i valori di V2 Max hanno una variazione minima, però si possono utilizzare tranquillamente. E l'altra domanda era, pratico nuoto 3 volte a settimana in pausa pranzo. Posso conciliare il programma? Vorrei rispondere in privato perché è nella generalizzazione della domanda che pratico nuoto 3 volte alla settimana. Cosa significa? Che faccio 50 metri, che ne faccio 200, che ne faccio 5 volte 200 metri, che faccio con quale intensità, che li faccio a rana, che li faccio. Cioè, rispondo di cuore, però in privato per specificare un po' di più. Va bene, Stefano, allora manda una mail a me o se hai il contatto di Omar, se no manda direttamente a me e poi io ci penso a girarla ad Omar. Questo vale naturalmente per Per tutti. chi ha questi bisogni particolari. Particolari, cose che magari non è il caso di andare a dire in modo generale, ma sono specifiche della Esatto. persona. Okay? Simone, ci avviamo verso la fine, dice: io quest'estate ho fatto zero. Devo ricominciare da uno perché l'anno scorso ho fatto poco. Gli anni prima facevo circa 3.000, oh, no, 300-400 km al mese minimo. Ok, per cui anche Simone si trova in un punto in cui parte da zero, ma in In cui fai realtà. il programma per migliorare, non è che devi essere migliore per poter fare il nostro programma, sarebbe un controsenso. Ok, Carlo chiede: se seguo il corso in modo preciso, posso comunque uscire con amici e fare magari allenamenti duri perché previsti delle uscite in mountain bike? Grazie Carlo. Sì, in mountain bike garantito lo devi fare perché, come sai, come ben sapete, chi fa mountain bike. La tecnica è fondamentale, se hai una buona tecnica, quindi io E per quando farla c'è vado l'unico in bike modo, è uscire. dedico molto tempo alla tecnica. E Anch'io. non pensare mai che avete una buona tecnica, si può sempre migliorare, si può sempre migliorare. Ok, Marco, non ho ben capito cosa intende, ma ci chiede cosa ci consigli di fare ad oggi, da oggi all'inizio del programma, allenarci o fermarci, quindi chiede c'è un periodo di stop. Inoltre nel corso, cioè nel programma, ci indicherai il rapporto da tenere? Quindi presuppongo che lui le farà fuori su strada. Cioè, la prima domanda, Sì. meglio fare un periodo di stop? Dipende da cosa sta facendo. Allora, il periodo di stop io lo considero la super compensazione di tutta la stagione che hai fatto, ovvero se metti insieme tutto quello che hai fatto in una stagione, hai un grande volume di lavoro. Quindi un piccolo periodo di stop ci sta sempre. Perfetto.
Sull'indicazione del rapporto, lì appunto ci saranno gli allenamenti in versione strada, per cui lì c'era qualche indicazione in più, che chiaramente, come dicevo prima Omar, se tu ti alleni sulla spin bike non ha senso dirti fai col 53-13, ma se lo fai su strada, delle indicazioni anche sul rapporto la daremo. Quindi, beh, Sì. assolutamente. Ove necessario. E, certo. Bellissimo, Ok. è bellissimo, sempre che l'ho aggiunto perché stamattina lavoravo con il videomaker, quello che sta montando, e stavamo montando il lavoro che dimostra Alessandro Vanotti per fare l'agilità. E quindi io ho dovuto sottolineare più volte nel video, e abbiamo fatto la prima, cioè, Alessandro Vanotti mi faceva le velocizzazioni e stava tirando un 53, 15, ma lui le portava 100 e quell'altro, il videomaker, che non è uno, che dice, come fa a far girare così le gambe? Quindi io dico, lui può fare l'agilità con questo, voi no, perché va personalizzato. Quindi io ti darò un'indicazione del rapporto, è meglio se fai il 10% la ripetuta di forza, è meglio che utilizzi 53, 17, 15. Ma se tu sei uno che ha la forza per tirarsi dietro l'11, tirati dietro l'11. Che problema c'è? E questo è un punto anche cruciale di tutta la tua filosofia, di questa preparazione, no? Un Assolutamente, punto, motivo assolutamente. per cui, per esempio, anche in questo famoso video omaggio che abbiamo rilasciato, non c'è un'indicazione precisa e io e te qui ci siamo confrontati, per non dire scontrati più volte, perché io non riuscivo a Tornati. capire, siamo scornati, esatto. E non c'è un'indicazione precisa di a quante RPM andare, quindi riscaldamento, a quante RPM lo faccio. A 90, 95, 98, 100, e dicevo, oh, ma dobbiamo dare un'indicazione, io ne abbiamo bisogno perché se no non ci regoliamo. E tu mi hai spiegato che in realtà qui sono molto più i rischi rispetto ai benefici di dare un'indicazione precisa, giusto? Perché si rischia di non rispettare l'equilibrio di ogni singola Andate a persona. vedere l'articolo che abbiamo pubblicato sul ciclismo passione del mio ragazzino, uno junior che è fortissimo, che abbiamo deciso di comune accordo con lui perché lui va molto duro, quindi lui è un ragazzino di 17 anni, quindi ha tutto il tempo per imparare, ma dopo che mi ha fatto una seduta di relax, andare a 110, sia Super Hop che HRV dimostravano che aveva fatto un grosso carico di lavoro. Quello che nell'immaginario collettivo è no, vai in agilità, vai tranquillo, per lui era un carico di lavoro. Assolutamente. Poi è chiaro che certi lavori, tipo quelli, le ripetute di forza, daremo un'indicazione più precisa che sarà le 40 RPM, 45 RPM. Quindi lì sì, ha un senso, ma diverso è. Anche qui, ricordati, le 40 pedalate al minuto non sono la conseguenza della pendenza del rapporto, non posso farne di più. Chiaro. Ho citato l'esempio, andiamo in palestra, facciamo la panca piana, quindi il sollevamento tradizionale, se stai dietro fai la panca piana e il tuo preparatore dice tre serie da 6 ripetute, io metto 20 kg e faccio 6 ripetute, cosa vuol dire? È il carico che ho messo che mi ha consentito di arrivare a malapena alla sesta ripetuta. Se l'ho fatta bene la seconda serie, non ne faccio 6, ne faccio 5, la terza serie ne faccio 4. Perfetto, questo è sovraccarico di lavoro. Christian chiede se i valori di velocità alla soglia ottenuti sui rulli, quindi con il test, se vanno adeguati anche su strada, cioè se vanno adeguati su Sì, strada. assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Sono utilissimi come parametro per allenarmi, ma su strada vanno adeguati. Non c'è l'attrito dell'aria, eh? Non possiamo utilizzarli. Vanno benissimo per mantenere i ritmi mentre mi alleno. Perfetti, ma fuori strada bisogna farlo. In maniera specifica. Sì, Fuori strada, non fuori strada, fuori in strada. certo. Gisto dice che sto già uscendo dalla mia zona di comfort. Bene, Gisto, questo è un Oh, buon segnale. fantastico, bravo, bravo. Bene, e adesso è ora di andare a nanna. Sono le 22:30, Davide. Sì, direi anch'io. Allora, qui se ci sono altre domande, ragazzi, mandatemele, che sicuramente daremo risposta nei prossimi giorni. E molti di voi ci chiedono il costo e altre informazioni sul pacchetto. Guardate, stiamo definendo tutte le cose in questi giorni, per cui per martedì usciremo con una presentazione in cui ci saranno tutti quanti i dettagli,
per cui portate pazienza ancora qualche giorno per queste cose più specifiche. Niente, che dire per il resto, i canali di comunicazione sono sempre i soliti, per cui mandatemi pure l'email alla mia mail che è davide@ciclismoprofessionale.com. Poi attiveremo anche delle email specifiche per Train Evolution, ovviamente per il contatto diretto tra di noi. E niente, nei prossimi giorni, manderò già, probabilmente se riesco già da domani, la registrazione del video, così potete rivederlo. Se ci sono dei passaggi che magari vi siete persi o che vi interessa rivedere, le potete rivedere tranquillamente. E che altro dire? Grazie a tutti per l'attenzione e ci sentiamo presto e buonanotte a tutti quanti. Buonanotte a tutti, grazie mille. Ciao, grazie, a presto.